Buonasera, un cordiale benvenuti, ben ritrovati all'edizione serale con il TG6. Apriamo parlando di ambiente, una 2 giorni organizzata da ARTA per stimolare un confronto sulle attività di monitoraggio dell'Agenzia e le sfide del futuro, tra cui la legge regionale su Abruzzo, Regione del Benessere. Il servizio è di Andrea Costantini. Transizione ecologica e benessere è il titolo della conferenza regionale sull'ambiente organizzata da ARTA. Alla presenza dei direttori delle maggiori agenzie nazionali per la protezione dell'ambiente e i vertici di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si confrontano tra oggi e domani all'Aquila presso l'auditorium del parco. Una 2 giorni che consente ad ARTA di esporre i risultati ottenuti dall'attività di monitoraggio dell'ambiente. Parte della conferenza è dedicata alle tematiche relative alla tutela della acquifero del Gran Sasso e delle due infrastrutture interconnesse tra foro e laboratori. La necessità più in generale di trovare il giusto equilibrio tra il patrimonio naturalistico proprio della Regione Verde d'Europa e le esigenze sul fronte industriale. Questa sintesi bisogna coltivarla, continuare ad essere una regione produttiva, una regione aperta all'impresa e al lavoro, ma che sappia farlo nel pieno rispetto dei valori ambientali, che diventano a quel punto il valore aggiunto per attirare turismo, oggi invece, fino ad oggi, poco sfruttato dalla nostra regione, che è poco attrezzata su questo settore, troppi anni di poca attenzione rispetto a questo settore, quindi noi stiamo lavorando per intercettare anche queste domande. Vari strumenti, a cominciare dal piano nazionale di recupero e resilienza, per finire passare poi alla programmazione ordinaria dei fondi europei che sta iniziando, ci sono risorse importanti su questi temi che vanno dal ciclo dei rifiuti, quindi impiantistica, comuni, aziende e consorzi hanno presentato e stanno presentando progetti per ampliare le piattaforme del trattamento dei rifiuti, parliamo di logistica e di infrastrutture per rendere l'Abruzzo sempre più accessibile, ci sono progetti sulle bonifiche ambientali e la tutela dei corsi d'acqua, quindi tutta una serie di progetti che servono a trovarci pronti all'appuntamento, in particolare sul fronte energetico. Noi siamo capofila di progetti molto ambiziosi sull'idrogeno e in particolare sull'idrogeno verde. Sono 2.345 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Di questi, 1.832 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, eseguiti 4.414 tamponi molecolari e 13.708 test antigenici fino ad oggi. Il tasso di positività è pari al 12,94%. I nuovi casi provengono 556 dalla provincia dell'Aquila, 604 da quella di Chieti, 432 da quella di Pescara, 647 dalla zona di Teramo, 47 da fuori regione, mentre in 59 sono in corso di accertamenti circa la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 5 nuovi casi che fanno salire a 3.032 il numero delle vittime. Sono 531 i guariti delle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi salgono a 32.486, più 1.806 rispetto a ieri. Sostanzialmente stabili i ricoveri, 284 sono i pazienti in area medica, 13 in terapia intensiva, dato che resta invariato. Voltiamo pagina, no alla sosta a pagamento, un vero colpo alle attività che provano ad uscire con difficoltà dalla pandemia. Così CNA Pescara, dopo la scelta del Comune di istituire la sosta a pagamento in via Cetteo Ciglia. Stefano Recanati.
Sono circa 700 le firme di operatori economici, residenti e utenti delle diverse attività presenti nell'area di via Cetteo Ciglia, raccolte contro l'introduzione della sosta a pagamento. A consegnarle nella giornata di ieri al sindaco di Pescara Carlo Masci e all'assessore alla mobilità urbana Albo Remascia è stata una delegazione di CNA Abruzzo guidata dal presidente provinciale Cristiano Doardi. L'amministrazione comunale a margine dell'incontro ha annunciato alcune novità. La prima ora gratuita, previa esibizione del disco radio. La tariffa successiva alla prima ora scende da 2 a 1 euro per 60 minuti, la tariffa giornaliera costerà 5 euro mentre il costo dell'abbonamento mensile è fissato a 15 euro. La Confederazione delle Piccole e Medie Imprese però si dice delusa dalle risposte ottenute dopo l'incontro e si aspettava alcune agevolazioni in più, quantomeno per le famiglie che vivono comunque una zona periferica della città. Che il tempo che è sbagliato dopo 2 anni di pandemia, crisi energetica, aumento di costi, di bollette e quant'altro, diciamo che questa situazione sia per i residenti sia per le attività commerciali, tra l'altro non tantissime, perché negli anni purtroppo alcune hanno avuto difficoltà e hanno dovuto abbandonare la propria attività. Diciamo che non era il momento ideale per poter fare questa operazione. Il Comune di Pescara ha lavorato e continua a farlo per aumentare la disponibilità di una mobilità sostenibile in città. Ma questa svolta green, prosegue Odoardi, non può riguardare una zona mal servita da questo punto di vista. Se ci fossero piste ciclabili a servizio di quell'area, se ci fossero delle strade educate per potersi muovere con il monopattino piuttosto che altro, se ci fosse un servizio pubblico efficiente. Lì l'autobus sulla Tiburtina, tra l'altro, passa una volta ogni mezz'ora. Uno magari potrebbe anche pensare che ha un senso. Io la vedo addirittura al contrario. Quella è un'area che dovrebbe essere di parcheggio gratuito per poi far prendere mezzi pubblici o comunque di mobilità sostenibile per andare al centro e non intasare il centro cittadino di veicoli. Non diciamo che quello è il motivo perché si mette il pagamento. C'è una necessità, peraltro comprensibile, io non voglio di fare cassa e questo è. Rimaniamo sullo stesso argomento, più parcheggi a pagamento per fare cassa, è una critica a tutto campo quella che i consiglieri di centrosinistra al comune di Pescara rivolgono all'amministrazione comunale. Paolo Renzetti. Parcheggi, trasporti pubblici. Il centrosinistra a Pescara critica la gestione da parte dell'amministrazione Mascia. Qui siamo in via Cetteo Ciglia, dove tra qualche giorno ci saranno i parcheggi a pagamento. Qual è il vostro pensiero? Questo è uno dei parcheggi a pagamento che la Giunta Masci ha deciso di rendere a pagamento, appunto all'improvviso. Saranno in tutto 720 parcheggi in aree periferiche della città, quindi dove vivono le persone sostanzialmente, via Cetteo Ciglia, via Paolini, via Passo Lanciano, via Falcone Borsellino, via Raffaello, tante zone dove all'improvviso la Giunta ha deciso di mettere il parcheggio a pagamento. Questo è un modo per fare cassa, perché non sono zone dove è stato potenziato il trasporto pubblico locale, non sono zone dove sono state implementate le ciclabili, quindi è soltanto un modo meschino di fare cassa nel momento peggiore per l'economia di tutte le famiglie pescaresi. È una cosa incredibile perché va a colpire davvero chi abita nelle zone, chi ha un parcheggio sotto casa pagherà il parcheggio perché per mettere la macchina a casa, quindi non c'è neanche la scusa in qualche modo del lavoro oppure dello studio, è una tassa occulta che la Giunta Masci ha deciso di mettere sui pescaresi. Ci chiediamo se il motivo di questo bisogno di soldi sia coprire l'enorme buco finanziario che si sta creando su Viale Marconi, dove ogni giorno cambiano i cantieri, cambiano le idee della Giunta e quindi i pescheresi pagano queste idee che cambiano. Ma fa sorridere perché è come se si aumenta il prezzo e poi si fa uno sconto inferiore all'aumento del prezzo. Qui fino a oggi non si pagava, quindi si pagherà leggermente di meno di quello che avevano minacciato, ma è comunque che si pagherà mentre oggi non si paga. Quindi non è assolutamente utile questo passo indietro, che non è un passo indietro, infatti è semplicemente un modo per voler provare a prendere in giro i pescheresi, che però in realtà ormai sono svegliati e hanno capito che davvero hanno di fronte semplicemente chi sta mettendo tasse su tasse. Da ieri uomini e mezzi al lavoro sulla strada Parco, l'ex tracciato ferroviario divenuto negli ultimi anni una via completamente ciclopedonale che unisce Montesilvano a Pescara. Ora è stato nuovamente avviato il cantiere per consentire nel 2023 il passaggio del filobus. Le polemiche però non sono finite. Giuseppe Dintino.
La strada Parco è nuovamente un cantiere. Ieri sono iniziati i lavori sull'ex tracciato ferroviario all'altezza del centro sportivo Le Naiadi tra Pescara e Montesilvano. Il cantiere camminerà verso il centro del capoluogo adriatico per poi spostarsi sul tratto montesilvanese. I lavori dovrebbero concludersi entro l'estate e, terminati i collaudi, la filovia vedrà la luce nel 2023, trasformando la più grande via ciclopedonale dell'area metropolitana in un tracciato dedicato al trasporto pubblico elettrico. I primi interventi sono quelli che riguardano le pensiline. Queste erano state realizzate una decina di anni or sono, insieme ai pali coi cavi per l'alimentazione. Il nome tecnico è bifilare aereo di contatto, ma il contatto col filobus in tutti questi anni non è mai avvenuto. Nel tempo le pensiline si sono rovinate, mai state il punto d'attesa dei mezzi pubblici, ma utilizzate solo come normali panchine dove concedersi un po' d'ombra o come tela per i rider della zona. Ora le pensiline saranno abbattute e rifatte da capo, abbassandole di circa 15 cm. I marciapiedi quindi saranno alti la metà di come sono ora. Non si spenderà un euro in più rispetto a quanto previsto dal progetto approvato 20 anni fa, ha garantito il presidente di TUA Giuliante. Intanto prosegue la ferma opposizione del comitato Strada Parco Bene Comune. Pedoni e ciclisti saranno confinati nello streaming sito marciapiede laterale, dicono dal comitato. Della stessa idea il consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli. Comune, Regione e TUA devono ancora spiegare ai consiglieri comunali della città di Pescara come renderanno idoneo il tracciato che ospiterà il mezzo, ha scritto Frattarelli sui social network. I cittadini di Pescara e Montesilvano hanno bisogno di spazi, anche in virtù della prospettiva della nuova Pescara. Come si fa a non pensare la strada Parco come il vero e prezioso corridoio verde che unisce le due città? Questa è la domanda retorica posta dal consigliere comunale, che chiede a Regione e Comune l'immediata sospensione dei lavori. Ed ora parliamo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. La crisi idrica degli ultimi anni spinge i gestori a intraprendere strade alternative per sopperire alla scarsità di acqua. Di cambiamenti climatici, impatti ed impatti sulle risorse idriche si parlerà nell'ambito del convegno che la SASI promuove per il prossimo 22 marzo a Lanciano, in occasione proprio della Giornata Internazionale dell'Acqua. Dietro la carenza dell'acqua di questo decennio ci sono i mutamenti climatici e la scarsità di precipitazioni a causa del surriscaldamento del pianeta. Nella giornata mondiale dell'acqua prevista il 22 marzo, la SASI organizza un convegno per studiare e analizzare il problema della scarsità idrica. Nel 2020 e nel 2021 abbiamo avuto forti problematiche. Speriamo che le temperature attualmente sul monte, cioè all'altezza di 2400-2500 metri, c'è una bella coperta di neve. L'augurio è che, nonostante in questo periodo stiamo razionando, sono interessate una trentina di comuni per una totalità di 30.000 utenze che a turno non percepiscono l'acqua, specialmente nelle ore notturne. Fra un totale di acqua da pozzi e di sorgente mancano 250 litri al secondo per il consumo, un problema non solo locale ma nazionale. Dai primi di gennaio per questo è stata operata una riduzione verso le utenze SASI nelle ore notturne per ottimizzare i flussi idrici, e la speranza è che la neve caduta negli scorsi giorni aiuterà probabilmente il flusso idrico di quest'estate. SASI ha inteso organizzare questo evento appunto nella giornata mondiale dell'acqua per invitare degli esperti, dei ricercatori di decennale esperienza sugli argomenti dei cambiamenti climatici e dell'idrogeologia, proprio per fornire al territorio una base di discussione asettica e scientificamente valida, basata su dati scientifici, su ricerche aggiornate. Come sono le acque gestite dalla SASI? Le acque gestite dalla SASI sono buone, quelle che vengono distribuite al consumo sono buone e rispettano sicuramente i limiti di legge. SASI ha poi la fortuna, il privilegio di gestire le acque del Verde, la sorgente del Verde, che sono oligominerali e microbiologicamente pure alla fonte, per cui sono praticamente imbottigliabili.
Visita ufficiale dell'ambasciatrice dell'Armenia in Italia questa mattina a Pescara per la celebrazione del 30° delle relazioni diplomatiche tra Italia e Armenia. La diplomatica ha parlato del conflitto in Ucraina, auspicando un cessate il fuoco immediato. Visita questa mattina a Palazzo di Città Pescara dell'ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Armenia per un incontro con il sindaco Masci e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale abruzzese. L'occasione è anche servita per la celebrazione del trentennale delle relazioni diplomatiche tra Armenia ed Italia. Non è mancato ovviamente un accenno da parte dell'ambasciatrice a quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina. Quest'anno celebriamo il 30° anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Armenia, che è un anniversario molto importante per noi. Sia la Russia che l'Ucraina, che il popolo russo e il popolo ucraino sono entrambi per noi popoli amici, e noi ci auguriamo che quanto prima si possa stabilire la pace e la pace nella regione. Si terrà il quarto round e speriamo che sia l'ultimo round dei negoziati, speriamo che si possa arrivare a un accordo e che si possa firmare un documento che metta fine alla guerra. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci. Per noi è un piacere, un onore averla qui, anche perché si tratta di una popolazione che ha avuto purtroppo sofferenze grandi e oggi un momento culturale può rappresentare una situazione di tranquillità e di serenità in una situazione difficilissima, quale quella che stiamo attraversando nel mondo. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie del comune di Teramo riceveranno in questi giorni la visita di magistrati, avvocati e docenti universitari che spiegheranno loro a cosa serve la Costituzione italiana e come va interpretata oggi. Si tratta di un progetto pilota di educazione civica promosso dalla casa editrice Giuffrè, a quale hanno aderito l'amministrazione comunale, l'Università di Teramo, l'Ordine Provinciale degli Avvocati e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Avvocati, magistrati e docenti universitari spiegheranno la Costituzione italiana nelle scuole primarie e secondarie del Comune di Teramo. Un progetto pilota di educazione civile ideato dalla casa editrice Giuffrè e al quale hanno aderito l'Università degli Studi di Teramo, l'Ordine degli Avvocati, l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. Un percorso che ci servirà per formare le prossime generazioni e farli essere dei cittadini sempre più consapevoli di quelli che sono i diritti e i doveri che siamo chiamati a rispettare e a pretendere come cittadini della Repubblica Italiana. Evidentemente dopo anni nei quali questa generazione veniva definita come una generazione quasi disinteressata, bamboccioni, ciusi, sono stati tanti termini scelti per individuare questa che è la generazione in età scolare, noi proviamo a invertire la rotta, investiamo su di loro e sulla loro formazione con un percorso evidentemente interessante, un percorso pilota che già in tanti ci stanno chiedendo negli altri territori per far sì che possa essere in qualche modo replicato. E mentre i magistrati del Tribunale di Teramo racconteranno la Costituzione italiana agli studenti delle medie, gli avvocati teramani se la dovranno vedere con i bambini delle elementari. Cercheremo di spiegare in modo molto semplice a questi piccoli cittadini quanto sono importanti i principi di uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e insomma tutti quelli che sono i valori fondanti della nostra Repubblica. E cercheremo appunto di farli anche attraverso il gioco, di farli avvicinare a questi valori. L'Università di Teramo invece incontrerà gli studenti delle scuole superiori. Ecco, quale sarà il linguaggio e l'approccio con questi studenti? Un approccio didattico, ma al tempo stesso di invito, diciamo così, alla critica, no? E soprattutto a far vivere la Costituzione declinata sui temi dell'attualità. Ecco, la nostra Costituzione e la guerra, qual è il rapporto? La nostra Costituzione ripudia la guerra, e ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E questo non vuol dire che non consideri la guerra, ma la considera come guerra difensiva, e cioè intesa come difesa dall'attacco altrui all'integrità del territorio dello Stato.
A cosa serve la Costituzione? La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, essa racchiude i principi e le regole della convivenza civile. Per esempio, ci dice che siamo tutti uguali, che siamo liberi di parlare o di restare in silenzio, di viaggiare, di uscire con gli amici, di andare in chiesa se lo desideriamo. Ci dice anche che abbiamo il diritto di lavorare, di studiare e di curarci se ne abbiamo bisogno. E ci dà perfino la possibilità di scegliere chi deve rappresentarci in Parlamento, che è il luogo dove si prendono decisioni più importanti per il nostro Paese. La Costituzione, in altre parole, ci dice che abbiamo il diritto di essere felici senza fare del male agli altri. L'Istituto Comprensivo di Loreto a Prutino ha ospitato nella giornata di ieri il videoreporter Stefano Fezza. L'incontro ha permesso agli studenti di ascoltare una testimonianza concreta da chi la guerra l'ha raccontata direttamente sul campo. Stefano Recanati. Sappiamo che con i social si parla anche alle volte a sproposito di guerra, di pandemia, eccetera. E la scuola invece ha il compito di educare con competenza. Raccontare la guerra per educare alla pace è il titolo dell'incontro organizzato dall'Istituto Comprensivo di Loreto a Prutino e che ha visto protagonista il videoreporter di guerra Sebastiano Fezza. Per il dirigente scolastico Camillo Dintino è stato come tenere in poche ore 10.000 ore di educazione civica e dietro l'evento c'è la volontà, sottolinea, di dare una testimonianza concreta sul campo in questa situazione particolare per far comprendere cos'è una guerra e quanto sia importante la pace. Fezza di guerre ne ha documentate 17, realizzando oltre 100 reportage per la RAI in zone di crisi nel sud del mondo, oltre ad aver collaborato per 5 anni con la ONG Maram Foundation per aiutare i bambini nella scuola al-Ikam nel campo profughi di Atam in Siria. L'attenzione di Fezza, parlando agli studenti, si focalizza su tutte quelle persone che a causa della guerra sono costretti ad abbandonare la propria terra, ovvero la guerra degli ultimi. È la guerra della gente, quella che deve abbandonare le proprie case. Voi provate ad immaginare una famiglia, madre, padre, dei bambini che di colpo dalla sera alla mattina si trova costretta a dover lasciare tutto quello che ha costruito in una vita per andare non si sa dove, per finire in un campo profughi. Ecco, queste sono le guerre che noi dobbiamo raccontare e quello che io cerco di fare sempre dopo tanti anni di attività in prima linea è quello di raccontare ai ragazzi che cosa vuol dire subire una guerra e non esserne protagonisti. Intanto l'Istituto di Loreto a Prutino, per stessa ammissione del preside, è infatti tra quelli che ha dato disponibilità ad ospitare tra i suoi banchi i ragazzi ucraini. E apriamo la pagina sportiva, martedì di campionato per il girone B di Serie C con Pescara e Teramo impegnate questa sera in altrettanti scontri diretti alle ore 21. 32esima giornata che si è aperta nel primo pomeriggio con il pareggio tra Viterbese e Pistoiese per 2-2. Ora si stanno disputando due partite, Carrarese-Olbia e Modena-Siena. Questa sera tutte le altre gare. Il Pescara ospita il Cesena in una gara fondamentale per i biancazzurri che inseguono la terza posizione occupata proprio dai romagnoli, distanti 5 punti. Tornano dal primo minuto Drudi e Ferrari. Resta in dubbio il centrocampista Pompetti alle prese con un principio di pubalgia. Nel Cesena sono 5 le assenze. L'allenatore Viali punta sul tridente Caturano, Pierini, Bortolussi. Biancazzurri in campo con una divisa speciale per celebrare la partnership decennale con lo sponsor tecnico Errea. Dirigerà Fiero di Pistoia, al Recchioni invece di Fermo, va in scena lo scontro salvezza tra Fermana e Teramo, appaiate al 14° posto con 33 punti. Oltre ai soliti Bellucci, Buà e Cucurullo, il tecnico teramano Guidi dovrà rinunciare all'infortunato Azio Smanovic. Probabile il ritorno dal primo minuto di Soprano al posto di Jacoponi. Nella Fermana ci sarà una sola novità rispetto alla squadra che ha espugnato Pontedera. Mabebe al posto di Capece dirigerà Jacobellis di Pisa. Appuntamento su TV6 alle 20.30 con la trasmissione L'Abruzzo del Pallone live per il racconto del turno di campionato. Ed ora parliamo di volley A2, la sconfitta di Reggio Emilia complica i piani salvezza per la Sieco Ortona che ora si gioca tutto nelle ultime tre giornate. In A3 l'Abba Pineto cade al tie break con Macerata e si stacca dal primo posto in A2. In A2 femminile, scusate, l'Altino trova la prima vittoria proprio nell'ultima giornata di regular season. Sentiamo allora il servizio di Sergio Zappalorto.
Perdere a Reggio ci sta, ma così proprio no, soprattutto a ripensare al terzo set sciupato ancora una volta ai vantaggi dopo aver condotto fino al 24-23 e aver perso gli altri due, lottando e come, a 21-22. La squadra è più che viva, a partire da un ottimo Buffon, subentrato uno spento Sant'Angelo. Conta adesso realizzare 6 punti nelle ultime 3 gare, rincorrendo l'unica agganciabile per restare in A2, il Portoviro, adesso a 3 punti. Si può fare, sperando comunque nei playout, vedremo. In A3 non ci sono più mani in giro da mangiare. Uno splendido cadeau al Macerata al tiebreak, quando dal 13-11 l'Abba Pineto ha subito un parziale da 0-4 uscendo sconfitto. Ora il Grottazzolina appare irraggiungibile a più 6 in bet. Almeno per il secondo posto la strada è spalancata, ma senza più sbagliare, possibilmente 21 battute, quasi un 7, per cui i marchigiani ringraziano sentitamente. Di buono c'è che hanno ritrovato un super link, 36 favolosi punti, e scoperto 2 pedine alternative che saranno preziose nel rush finale, cioè Omaggi e Giuliani, rispettivamente al posto degli infortunati Calonico di sabato e Del Campo. In A2 femminile fa finalmente festa l'Altino, nell'ultima della prima fase un recupero travolge il quotato Ravenna, trova 3 punti in dote per la seconda fase ed esalta il gruppo che si è espresso per quello che vale. In B maschile, mentre mestamente condannato e ancora perdente l'Alba, torna il sole in casa Paglieta che liquida 3-0 nettissimo nei parziali l'Anguillara e vivifica la speranza di rimanere in cadetteria, dove in campo femminile va solo applaudito e a lungo il blitz della Teatina sul campo tutt'altro che facile del Casal dei Pazzi, impresa titanica da 3 punti che salta le neroverdi che devono credere fino in fondo a quello che sarebbe un vero miracolo per confermare la B1. In B2, fatta eccezione per il Teramo che torna subito al successo con un perentorio 3-0 sul Trani, purtroppo l'Abruzzo stenta parecchio, perdono tutte in casa un falcidiatissimo Gata Pescara 3, 1-3, Cetias Montesilvano 0-3, uno scontro diretto, D'Annunziana 0-3 con la capolista. Volley e solidarietà nella nostra regione verso i profughi che arrivano dall'Ucraina, infatti la Volley Pescara 3 mette a disposizione istruttori e campi ai bambini precipitati traumaticamente in una realtà sconosciuta, bambini che sono fuggiti dall'orrore della guerra. Potranno frequentare gratuitamente i corsi fino alla fine della stagione agonistica. I corsi si svolgeranno al Pala Orfento, nelle palestre delle scuole Tinozzi, Tito Acerbo, Di Marzio e Montalto. Il Volley Pescara 3 si sta anche dotando di una serie di traduttori per includere al meglio bambini e ragazzi. È tutto per questa edizione della sera, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alle ore 23 circa per l'appuntamento del TG della notte. Grazie, arrivederci.